Salve a tutti e ben ritrovati sul mio canale Angolo Creatività di Enza. In questo video tutorial vi mostro come realizzare all'uncinetto dei semplicissimi fiorellini. Sono dei fiorellini bicolori ed è un progetto ideale per poter riciclare magari gli avanzi di filato che abbiamo utilizzato per altri progetti. Quindi possiamo realizzare questi graziosissimi fiorellini che andranno poi a decorare magari anche già le nostre creazioni, tipo una bella sciarpa, un bel cappellino, possiamo decorare delle magliette, possiamo decorare delle borse, possiamo fare delle decorazioni per la nostra casa. Insomma, un progetto che si presta bene per poter essere utilizzato in tantissimi modi. Ripeto, è una lavorazione semplicissima. Infatti, nel tutorial poi vi spiego passo passo come si realizzano. Per quanto riguarda la quantità del materiale, ci serve veramente pochissimo. Quindi, vi ripeto, è un progetto ideale per utilizzare filati che ci sono avanzati da altri progetti. In base poi allo spessore del filato, poi andrete ad utilizzare l'uncinetto più adatto. Bene, prima di andare al tutorial, vi voglio ricordare, per chi non l'ha ancora fatto, di iscrivervi al mio canale, di attivare la campanella, così da essere sempre aggiornati su nuovi tutorial. Inoltre, vi invito anche a seguirmi sia sulla mia pagina Facebook che sul mio profilo Instagram. Vi metto il link delle pagine giù in descrizione. Giù in descrizione vi lascio anche il link dove potete acquistare materiali e accessori per le vostre creazioni. Adesso andiamo al tutorial e realizziamo insieme questi bellissimi fiorellini bicolore. Allora, iniziamo la parte centrale del nostro fiore che vado a realizzare con questo filato color verde acqua. E per questo tipo di filato sto utilizzando un uncinetto numero 4 e mezzo. Allora, andiamo ad avviare un anello magico. Allora, per quanto riguarda l'anello magico, io ho fatto anche un tutorial a parte di cui metto il link giù in descrizione, però ve lo faccio vedere nuovamente. Quindi avvolgiamo il filo intorno alle nostre dita in questo modo, come se volessimo creare una X, così. Poi facciamo passare l'uncinetto sotto al filo che sta sotto, vedete così. Prendiamo il filo in questo modo e andiamo a realizzare questa asola, così. E facciamo una catenella per chiudere il nostro anello magico in questo modo qua, la prima catenella. Adesso andiamo a lavorare 3 catenelle, una, due e tre. Allora, lavorate le 3 catenelle che vanno a sostituire una prima maglia alta. Adesso, sempre nell'anello magico, andiamo a lavorare 2 maglie alte, quindi una e due. Di nuovo facciamo 3 catenelle, una, due e tre. E sempre nell'anello magico andiamo a lavorare 3 maglie alte, una, due e tre. Di nuovo 3 catenelle, vado a recuperare un po' di filo. Di nuovo faccio 3 catenelle, una, due e tre, e nell'anello magico di nuovo 3 maglie alte, una, due e tre. 3 catenelle, una, due e tre, e 3 maglie alte nell'anello magico. Una, due e tre. Praticamente dobbiamo ripetere questa sequenza per 5 volte, quindi 1, 2, 3, 4 è l'ultima volta. Quindi 3 catenelle e 3 maglie alte nell'anello magico. Una, due e tre. Termino facendo 3 catenelle, una, due, tre, tiro un po' la codina questa qua per
più corta per andare a stringere il nostro anello magico. Così. Una volta che abbiamo stretto, andiamo a chiudere con una maglia bassissima nella terza catenella delle prime 3 catenelle iniziali, quindi 1, 2 e 3. Chiudo qui con una maglia bassissima. Così. Abbiamo in questo modo realizzato il centro del nostro fiore. Adesso taglio il filo. Faccio così, questo poi lo andremo a nascondere alla fine dietro. Adesso prendo l'altro colore di filato. Allora, ora con questo filato azzurro vado a realizzare la parte esterna del nostro fiore. Quindi con l'uncinetto vado ad agganciarmi in qualsiasi spazietto che abbiamo realizzato con le 3 catenelle. Quindi vado qui, prendo il filo così e vado a lavorare una catenella. Adesso, sempre nello stesso spazietto, vado a lavorare 3 maglie alte, quindi una, due, 3 e 4 5 e 6. Quindi ho lavorato le mie 6 maglie alte e poi vado a lavorare una maglia bassa, sempre nello stesso spazietto, così. Ho realizzato il primo petalo del fiore. Ora con l'uncinetto entro nell'altro spazietto di 3 catenelle. Prendo il filo e lavoro una maglia bassa, così. Ora di nuovo vado a lavorare 6 maglie alte. Una, due, 3, 4, 5 e 6 e una maglia bassa. Abbiamo realizzato il secondo petalo. Ora di nuovo vado nello spazietto di 3 catenelle. Praticamente dobbiamo sempre ripetere questa sequenza per ogni spazietto di 3 catenelle che abbiamo a disposizione. Quindi vado nello spazietto, lavoro una maglia bassa e poi vado a lavorare le mie 6 maglie alte. Una, due, 3, 4, 5 6 e lavoro una maglia bassa. Abbiamo realizzato il terzo petalo. Proseguo con i miei petali, quindi vado nello spazietto, lavoro una maglia bassa. 6 maglie alte, una, due, tre, quattro, cinque, sei e una maglia bassa. Vado nell'ultimo spazietto di 3 catenelle. E di nuovo ho lavorato la mia maglia bassa per agganciarmi
allo spazietto e poi proseguo a lavorare le mie 6 maglie, a maglie alte. Una, due, tre, quattro, cinque e sei. E chiudo con una maglia bassa. Ora vado ad agganciarmi al primo petalo, vedete, in questo modo punto l'uncinetto nella prima catenella qui che abbiamo realizzato nel primo petalo delle 3 catenelle e vado a congiungermi con una maglia bassissima, tiro. Taglio il filo e abbiamo terminato il nostro fiorellino. Poi tutti questi fili dietro, magari facciamo qualche nodino tra di loro e poi li nascondiamo attraverso la lavorazione. Però questo è il nostro fiorellino terminato. Beh, una volta terminato il nostro fiorellino è pronto per poter decorare i nostri progetti, qualsiasi cosa noi vogliamo. Vi potete divertire a realizzarne tantissimi in vari colori. Un lavoro semplicissimo e si realizzano anche molto velocemente. Bene, questo è il mio tutorial. Io spero tanto di esservi stata chiara, di esservi stata utile. Se il tutorial vi è piaciuto, lasciatemi un like, iscrivetevi al canale e mi raccomando, attivate la campanella. Lasciatemi un commento e noi ci vediamo al prossimo tutorial. Ciao!